10 ottobre 2021, sesta domenica dopo il martirio di San Giovanni il Precursore. La parabola riproposta oggi dalla liturgia è senz'altro la più rivoluzionaria se la leggiamo dal punto di vista sindacale. Credo che nessun sindacalista sano di mente sarebbe disposto ad accettare che gli operai vengano pagati allo stesso modo, sia che lavorino per un'ora o per una intera giornata. Eppure quel datore di lavoro era stato i patti, perciò non aveva mancato di giustizia, tranne che aveva posto una questione assolutamente fuori di ogni logica sindacale, accostare tra loro giustizia e bontà. Era stato giusto con i primi. Ed era stato troppo buono con gli ultimi, ecco il problema. L'essere stato troppo buono con gli ultimi venne ritenuto una ingiustizia verso i primi. Anche qui si può equivocare sulle parole, dandole un significato diverso. Pensiamo appunto alla parola bontà, intesa per lo più come misericordia, generosità, eccetera, eccetera. Eppure, tutta la filosofia, fin dall'antichità, sta a dirci che bontà significa bene, che è un richiamo dell'essere divino sommo bene. Dire bene è dire giustizia. Possiamo anche dire che il bene è il cuore della giustizia. A parte queste riflessioni preliminari che già ci porterebbero a ridimensionare quel senso di giustizia sociale che ha sempre aggravato i problemi invece che risolverli, non dobbiamo mai dimenticare che Gesù, con la parabola degli operai chiamati a qualsiasi ora, non si è limitato a porre un problema di carattere sindacale, ma è andato oltre, provocando e contestando il nostro modo di vedere Dio e il nostro rapporto con Lui. Ogni parabola di Gesù, va sempre detto, è una radicale contestazione della nostra fede religiosa. In breve, Dio è un padrone radicalmente diverso da ogni padrone umano. Appena lo riduciamo al piano della nostra logica, allora Dio perde se stesso, la sua natura divina. Dio perde la propria identità. Già il fatto di dire che ha ragione Gesù Cristo quando ci presenta il nuovo regno di Dio ci dovrebbe mettere sull'attenti. Probabilmente non abbiamo ancora capito che la radicalità o essenzialità del messaggio cristiano. Sì, quando diciamo ha ragione qualcuno e perché c'è gente che la pensa diversamente. Oggi dire ha ragione Gesù Cristo vuol dire che è passato tanto, forse troppo tempo, nell'avergli dato torto. Cristo, parola, verbo, logos, è una ininterrotta provocazione del nostro modo di pensare o, se volete, della logica umana. Lui è la parola. Noi siamo una eco della parola eterna, lui è il logos, parola sapienza, e noi siamo una scintilla, solo una scintilla. Torna sempre l'invito imperativo di Gesù, metano eite, cambiate mentalità, ovvero il vostro modo di pensare. Voi avete un pensiero che non è una scintilla dell'intelletto divino. Don Angelo Casati, ogni tanto lo cito, è un prete milanese, commenta: e che la parola di Dio crei in noi spaesamento è buona notizia, è segno buono, perché se la parola di Dio avesse il colore dei nostri pensieri, delle nostre vie, se fosse ovvia, chi ce lo farebbe fare? Perché dovremmo venire in una chiesa a leggere un libro che altro non sarebbe che la fotocopia dei nostri pensieri? Non ce la prendiamo certe volte col prete, no, quando parla in un certo modo, perché il prete sembra dirci una cosa che non rientra nella nostra logica, ma va in chiesa a fare, ad avere una conferma dei tuoi pensieri. Questo è assurdo.
Tu quando ti confronti con la parola di Dio ti devi sconvolgere. Non devi dire Dio la pensa come me. Ha perfettamente ragione Don Angelo, non si viene in chiesa per ascoltare una parola che sia la conferma di ciò che pensiamo o di ciò che facciamo. Soprattutto quando ero responsabile della comunità di Sant'Ambrogio e Monte di Rovagnate, scusate se ogni tanto faccio questi accenni, c'era sempre qualcuno che mi contestava perché in chiesa scuotevo troppo le coscienze, ovvero disturbavo la quiete di gente assopita. Loro dicevano, venivano in chiesa per ricevere tante consolazioni. E per consolazioni intendevano dire cose che lasciano in pace la coscienza. Metanoeite, ha detto Cristo, cambiate mentalità, il vostro modo di pensare, sostituite la mente che mente con l'intelletto divino che illumina. Ora sarei tentato di analizzare la parabola e soffermare la vostra attenzione su qualche aspetto, impossibile con il poco tempo che abbiamo a disposizione per una omelia, solo qualche accenno. Una prima riflessione. Anche la parabola degli operai di ogni ora inizia con l'espressione «Il regno di Dio è simile». È simile. Non si dice «Il regno di Dio è». Questo fa capire come il regno di Dio lo si può solo intuire per immagini e la realtà è ben lontana da ogni nostra immaginazione. Anche Gesù ci ha dato qualche intuito, ci ha detto qualcosa attraverso similitudini. Almeno raccogliamo questi intuiti e proseguiamo nella ricerca. Seconda riflessione. Nella parabola si parla di vigna e di piazze, ovvero non si parla di un altro mondo, del mondo futuro, ma di questa terra, ovvero di un presente esistenziale che ci tocca da vicino già ora. Sempre Don Angelo commenta, il regno dei cieli è il sogno di Dio e lo si gioca nella vita, è in gioco nella nostra vita, dentro di noi e fuori di noi, dove si costruisce o si distrugge il sogno di Dio. Terza riflessione. Nella parabola appare evidente la passione del padrone per la sua vigna. Esce all'alba, poi esce alle 9, poi esce a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e ancora verso sera. Una domanda. Il padrone è più preoccupato per la sua vigna perché sia coltivata per poi dare frutto oppure per gli operai disoccupati perché lavorando possano guadagnare quello che è necessario per vivere? Una domanda importante, risponde sempre Don Angelo. Se penso che la vigna è la mia anima, attenzione, se penso che è la mia terra, da un lato mi commuove che ci sia tutta questa passione di Dio per me, per questa terra. E dall'altro mi chiedo se io ho tutta questa passione per la vita, se ne sono innamorato come Dio, se noi nel nostro vivere quotidiano conserviamo, nonostante tutto, l'entusiasmo di Dio, o se abbiamo invece perso passione. Se le nostre giornate le iniziamo, le conduciamo perché non se ne può fare a meno. Se ce ne andiamo segnati dall'indifferenza. Ecco il dilemma, passione o indifferenza? Chi mi incrocia, chi mi osserva, che cosa trova in me? Passione o indifferenza? Innamoramento o disincanto? O peggio ancora, indifferenza? Vedete come insiste Don Angelo? Indifferenza. Ultima riflessione riguarda la paga. Almeno una cosa andrebbe intuita. Dio non usa il criterio della pura proporzionalità, secondo il quale a prestazione corrisponde ricompensa. Commenta sempre Don Angelo, a svelarci il volto di Dio è il sussulto della gratuità.
Qui sta la novità. E chissà se è vero per i cristiani. Bella domanda. Di Dio sappiamo ben poco, direi nulla. Ma Gesù ci ha fatto almeno capire che Dio è la gratuità e così vuole i suoi figli.